500 abitanti all'anno, Livi è di sicuro il paese più maggiore o più importante dell'Alta Rocca e la sua popolazione gli permette di mantenere una certa attività d'inverno, è ciò che mi scopre andando a una pizzeria aperta un anno e mezzo fa. Mattia, buongiorno. Buongiorno. Allora, qui che proponete e che fate? Allora, sono in traccio di fare i sacci di patate, a specialità di Livia. Ognuno ha la sua ricetta in famiglia, qui la ricetta di Avami da Leonetti, e i vengo per il nostro magazzino, le pizzerie fine a meda. Fiamo di noi l'ambruciato quando c'è il brocio, fiamo l'inciulato in cui c'è la fresca, fiamo i canistrilli, proviamo di fare differenti affari. E in funzione della stagione scambiate ciò che provate? Sì, in funzione della stagione, qui d'inverno fiamo l'ambruciato in cui il brocio fresco, e dopo c'è di patate, bon, le patate ci sono tutti l'anno. È importante per voi di produrre quantunque, d'avere a mano, diciamo, di una varina? Beh sì, siamo obbligati perché c'è la charcuteria sì, di estate, il vigatello d'inverno, ma i sacci di patate, la gente del paese cercano tutti i giorni. Allora, ognuno commercio ha la sua ricetta, c'è di nuovo pancio che fa la soia, ma non siamo obbligati a fare. Fuori di cucina, Domenica e Battisto facciano di un magazzino un luogo di scontri e di vite in cui si trova di tutto e per tutto. E questa anche per gli altri commercianti di Livia. Per noi sono più che importantissimo, sono prodotti locali, una scelta che l'hanno fatto. Dunque a me personalmente è migliore, apposta che si trova i gattini in Australia, tutti i prodotti gorzi che veramente si mettono in ballo un'andatura. È più interessante, più sono manenti, voilà, qua venimo a servirci quando abbiamo bisogno di prodotti industriali e basta. Tutti i giorni all'opera, domenica accompagna i Battisti ci si investisce assai nella sua pizzeria, un luogo tenuto in famiglia di Leonetti e impegno comincia a pagare. Allora, che ho battuto che mi dite? Allora, proponiamo un po' di tutto, prodotti corsi, vino, cajù, charcuteria, biscotti, birre, un po' di tutto. È importante per voi di trovare un paese? Sì, perché lavoriamo soprattutto in cui la gente di un paese, allora d'estate ci sono i turisti e tutto, ma siamo a parte tutti l'anno e così lavoriamo soprattutto in cui la gente di un paese e di paesi dell'Alta Rocca. E come si passa? Si passa bene, la gente sono contenti, giungono quasi tutti i giorni per cercare, siamo contenti. E come fate d'inverno, chi proponete di più? C'è di sicuro la charcuteria e tutto. E c'è una sfarenza quantunque, bon, le pizzerie c'è più affari, ma vendite quantunque o meno? Allora, siamo obbligati a fare altri affari, di tanto in tanto facciamo certi serate fuori per arrosto o vigatello, con un po' di vino, un po' di musica, facciamo prodotti di stagione come l'ambruciato in cui brocio, facciamo così. Le pizzerie a Meda è stata anche quest'anno riverinzata in Ugo e Mio, una rivista gastronomica di rinomina, un'opportunità di più per il paese di Livia di dia assai attrattivo in una montagna rocchigiana.